Cecilia Francese, nuovo sindaco di Battipaglia. Il nuovo sindaco questa mattina passeggiata in comune. Esplosione a Corleto Monforte, 3 morti. Non si ferma all'ALT, in manette 22enne. Corsa del Mare, i vincitori. È Cecilia Francese il nuovo sindaco di Battipaglia. Con il 55,21% dei consensi, pari a 13.018 voti, la Francese ha trionfato così al ballottaggio contro l'avversario Gerardo Motta, che si ferma al 44,79% dei voti. Per la prima volta nella sua storia, Battipaglia ha un sindaco donna. Già nel 2009 Cecilia Francese aveva tentato la candidatura a sindaco e al secondo tentativo ha centrato l'obiettivo. 58 anni da compiere il prossimo 23 giugno, il nuovo sindaco di Battipaglia è medico endocrinologo. Arriva sulla poltrona più alta dopo una precedente esperienza come consigliere comunale di opposizione. Dedico questa vittoria a mia madre e mio padre che in questo periodo ho trascurato ma a cui devo tutto. Queste le prime parole della Francese. Il sindaco ha poi ringraziato Ugo Tozzi per aver creduto nel patto nobile. A Tozzi è stato poi chiesto rispetto al suo ruolo di vice sindaco. Ho chiesto a Tozzi di fare il vice sindaco, dice la Francese, ma lui non ha ancora deciso. Immediata la risposta dell'ex candidato a sindaco, è come se avessi vinto io, dice. Adesso la città ha bisogno di distensione, dice Tozzi. Occorre lavorare, bisogna dare uno slancio politico a Battipaglia. Cecilia Francese è stata portata in trionfo a spalla nella sede di via Mazzini fino al municipio. Dal balcone principale di Palazzo di Città la Francese si è affacciata per il tradizionale saluto dinanzi alla folla in piazza Aldo Moro. La percentuale di votanti è stata il 57,93%. L'insediamento e la proclamazione formale è prevista per domani alle 11.30, ma questa mattina il neosindaco non ha resistito alla tentazione di fare una passeggiata in comune, dove ha parlato dei suoi primi 100 giorni. Allora Cecilia, i primi 100 giorni quali provvedimenti pensi di intraprendere? Aia, che domanda all'inizio che sto girando. Sicuramente, come ho già detto, la cosa che bisognerà valutare sono i debiti effettivi che ha questo comune, realmente, perché quello non siamo mai riusciti a capire, 23, poi 15, poi 30, quindi quali sono le entrate certe e soprattutto cercare di capire dove si può tagliare, quindi lotta agli sprechi, come abbiamo detto, ottimalizzazione della spesa, mettere in campo uno staff di persone capaci di attirare fondi comunitari europei, ministeriali, regionali. Quindi sicuramente questa sarà la prima cosa da fare. La riorganizzazione della macchina amministrativa, questo sicuramente, lotta alla burocratizzazione, quella che ha bloccato lo sviluppo per anni, quello che oggi incontravo una utente che giustamente reclamava che da un ufficio è andata a un altro, era chiuso in ferie, insomma, e nessuno le sapeva dire dove doveva andare. Quindi i primi reclami, quindi sicuramente maggiore attenzione all'utente, sorriso con tutti e qui tutti stiamo per lavorare, non per stare così. E quindi sicuramente bisogna dare ai dipendenti uno sprono e valorizzare anche le persone che magari lavorano in disparte ma che lavorano tanto. Qui siamo tutti quanti dal primo all'ultimo, dal sottoscala, dal meno uno al più quattro. Siamo tutti importanti perché tutti insieme, questa dovrà essere una grande famiglia, tutti insieme si può costruire. Quindi sicuramente queste sono le prime due cose, che in 100 giorni ti sembrano tanti, ma poi alla fine basta solo il primo punto che veramente c'è tanto da fare. E poi dar luogo a tutte quelle manovre che assicurano la trasparenza del Palazzo di Città. Quello che abbiamo detto, che ho sempre detto, non solo ora, qui il commissario vedo che mi ha lasciato un libro che noi gli abbiamo regalato quando si sono insediati, lavori in corso, noi l'abbiamo stampato nel 2013, l'anno in cui poi è caduta l'amministrazione Santo Mauro, tutte le nostre attività svolte in questi anni, questa è la nostra storia, lavori in corso perché? Perché c'è ancora tanto da fare e continueremo in questo senso. A proposito di commissari, ti hanno già detto qualcosa? Cioè, hai avuto modo di parlare? Sì, ho parlato proprio 5 minuti fa col dottore Gerlando Iorio,
voglio che ci sia lui quando ci sta questo passaggio, l'insediamento, per cui aspettiamo la nomina ufficiale. Mi ha dato ampia disponibilità e ovviamente mi ha fatto gli auguri, perché ha detto, io gliel'avevo detto che era sicuramente l'anno del cambiamento, ho detto il prossimo, mi disse una volta, me l'ha ricordato, il prossimo sindaco, se la città vuole cambiare, sarà una donna, quindi ecco, io disposi, allora se è una donna sono io, perché non ne vedevo all'epoca nel 2013, nel 2014 altre figure. Quindi con piacere, domani ci sarà, domani o dopodomani, non lo sappiamo, dipende quando sarà la nomina ufficiale, e sarà Gerlando a consegnarmi una busta dove ci sono dei documenti su tutti i problemi che ci sono in questa città, parte insomma dei problemi, e ci sta questo cambio. Io voglio che questo palazzo veramente torni a sorridere, ci sia più luce, ci sia serenità. La cosa che io voglio è la serenità. Lasciamoci tutte le lotte intestine, le guerre dietro le spalle, perché non fanno bene alla città questo clima che continua a esserci, denunce, cose, insomma, se noi vogliamo bene a questa città non dobbiamo fare altro che collaborare tutti per superare i problemi, che sono tantissimi, guarda, tantissimi, tantissimi. Vedevo persone che stanno lì, che devono pagare l'IMU, gente che non ha più soldi, gente che ha perso il posto di lavoro, molti pensionati. Questi sono i grandi problemi. Finiamola di fare la lotta, ma prendiamo quelle che sono le elementi più capaci, intelligenti, più volenterose di questa città, perché abbiamo bisogno di creare una rete di solidarietà. Tutti coloro che vogliono lavorare sono i benvenuti. Qui le porte rimarranno aperte a tutti. A proposito di veleni, il tuo avversario Gerardo Motta ha già parlato di un'opposizione dura, fatta di denunce, fatta di opposizione in consiglio comunale. Cosa vuoi rispondergli? Ma io penso che ho già risposto prima. L'opposizione è giusto che ci sia, perché in un governo senza opposizione c'è la dittatura, quindi voglio dire, è giusto che ci sia. Però l'opposizione dovrebbe essere un po' come quella che abbiamo fatto noi la volta precedente, un'opposizione costruttiva, un'opposizione fattiva, che poi l'altra parte non ha recepito, ma io sono una che qualsiasi proposta mi viene dall'opposizione, dalla maggioranza, dal popolo, dalle associazioni, se una proposta che va nel senso del bene della collettività, io l'accetto, sono mutuabili. Se tu mi dici una cosa che per me va bene, questo l'ho sempre detto, chi mi conosce sa che non dico cose per dirle, perché ci credo. Quindi tutto ciò che viene, che è costruttivo, che si può fare, facciamo l'idea nostra. Quindi io penso che la denuncia sia questa, non sia la denuncia al tribunale o in questura. Finiamola con questo clima, perché questa città ha bisogno di pace, ha bisogno di serenità, i problemi sono tanti. Sentivo dire, qualcuno ha detto, si va a votare, ma insomma non ce lo possiamo permettere. La città ha deciso, il popolo di Battipaglia, io ieri ho detto, io mi sento espressione del popolo. Il popolo, la gente comune, sono stati i nostri megafoni, la nostra pubblicità. C'è stato un passaparole, persone che mi fermavano, o sono andata a prendere quella persona anziana, o mia mamma pure è voluta venire, mia mamma ha 95 anni, ha detto, io già ho avuto la dottoressa. Questo è il popolo che mi ha sostenuto, il popolo dei bisogni, il popolo che vive il quotidiano, il popolo che ha problemi di che mettere a tavola. Quindi io penso che questa città ha bisogno di pace e di serenità, e noi lavoriamo qui per questo. Sale a 3 il bilancio delle vittime dell'esplosione di sabato pomeriggio a Corleto Monforte. Nell'ospedale Cardarelli di Napoli è deceduto Rosario Cancro, di 61 anni. L'uomo era il proprietario dell'immobile del centro storico dove si era verificato lo scoppio provocato da una fuoriuscita di gas da una bombola per uso domestico. Aveva ustioni sull'80% del corpo. Nell'esplosione era morto all'istante Mario Salerno, 70 anni, originario del posto ma residente ad Asti, rientrato nel paese natale per qualche giorno di vacanza, e si trovava a casa del suo consuocero, Rosario Cancro, morto oggi. Nella giornata di ieri era deceduta pure alla Cardarelli Annunziata Farina, di 95 anni. I carabinieri di Sapri, dopo un inseguimento lungo la strada provinciale 517, hanno arrestato un 22enne di Celle di Bulgheria. Il giovane, a bordo della propria auto, non si è fermato ad un posto di blocco. Di qui l'inseguimento dei militari dell'arma, che sono riusciti anche a recuperare un involucro contenente 23 dosi di eroina e cocaina per un peso complessivo di circa 30 grammi, lanciato dallo spacciatore da un cavalcavia della provinciale. Cala il sipario sulla seconda edizione della Corsa del Mare.
valevole quale quinta tappa del circuito podistico Fidal Cilento di Corsa. Vince in grande stile tra gli uomini Camela Lag dell'Idea Atletica Aurora in 28 minuti e 18 secondi. Tra le donne invece trionfo di Faustina Bianco dell'Atletica Loco Rotondo in 34 minuti e 26 secondi. La seconda edizione della Corsa del Mare ha fatto registrare un incremento di iscritti, portando ai nastri di partenza circa 300 atleti. I runners provenienti da ogni angolo d'Italia si sono sfidati su un percorso di 8,5 km, toccando i luoghi più suggestivi di Santa Maria di Castellabate. Cilento di Corsa 2016 riprenderà sabato 25 giugno con la sesta tappa a Capaccio Pestum, scenario della seconda edizione di Exodus.